La bastonata, il punto di vista di Natale Giusti. La bastonata a cura di Natale Giusti, vai Natale. Sì, questa settimana parliamo di un argomento attualissimo che ha avuto un'altra appendice ieri sera, proprio di cui parleremo poi al termine della rubrica. Sì. E appunto l'argomento è il pandemonio dei ripescaggi per la in Serie B quest'anno. Sì. In Serie B in quest'estate è successo praticamente tutto il contrario di tutto. Oramai abbiamo un campionato che è iniziato da un mesetto con un anomalo format a 19 squadre, campionato che però non si sa ancora se continuerà a 22, a 24 o addirittura a 25 squadre. No, vabbè, io non ci credo. Con la Serie C che in tutto questo è ostaggio di queste decisioni che tardano ad arrivare per la Serie B, e che appunto ancora ieri ha avuto, diciamo, un altro elemento di dubbio, di dubbia definizione, poi con il rinvio alla settimana prossima per la decisione finale da parte del Tribunale Federale Nazionale. La situazione è abbastanza chiara ma è complessa nello stesso tempo, perché ci sono 5 squadre, il Provercelli, il Catania, il Siena, il Ternana e lo stesso Novara, che sperano appunto nel ripescaggio in Serie B, che addirittura avevano chiesto l'intervento del governo, che però per il momento ha soprasseduto perché ha impegnato in cose credo più importanti. La manovra del popolo. Con la conseguenza che ci sono tante partite, ci sono tantissime partite già rinviate in Serie C e calendari che potrebbero essere riformulati sia in Serie B che in Serie C, ove mai cambiasse appunto il numero delle squadre che partecipano a questi due tornei. Tutti questi guai sono nati da una decisione abbastanza scellerata del commissario della FIGC Fabricini, che il 13 agosto ha praticamente bloccato tutti i ripescaggi in Serie B e ha, con una decisione unilaterale, ha modificato il format del campionato riducendolo da 22 e portandolo a 19 squadre, andando contro le norme federali, in violazione di tutte le norme federali, in quanto il regolamento non permetterebbe di cambiare formula ai campionati se non con un anno di preavviso. Quindi Fabricini praticamente ha operato una forzatura, tant'è vero che non è stata neanche controfirmata dal segretario generale della Federcalcio, emanando questo nuovo format appunto a pochi giorni prima di Ferragosto. Quindi in questo caos totale che si è venuto a creare, la situazione più paradossale, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, è della Virtus Entella, che ha già debuttato in Serie C ma che è stata in pratica virtualmente ripescata in Serie B a seguito della forte penalizzazione di 15 punti che è stata combinata al Cesena, peraltro fallito, da scontare nel campionato precedente, nel campionato 2017-2018, che salva quindi matematicamente la Virtus Entella, che quindi ha giocato in Serie C ma dovrebbe rigiocare in Serie B. Direi che questo in realtà è quasi scontato, è scontato da questo punto. Dovrebbe essere scontato, cioè, così. Sì. E la partita già giocata in C, si aspetta solo e quella verrà annullata, non resterà neanche negli almanacchi praticamente. Quindi un pandemonio totale. Esatto. Un pandemonio totale che ha già prodotto tanti danni, tanto è vero che né in Serie B né in Serie C si conoscono ancora i calendari definitivi dei due campionati. Oggi è il 29 settembre, e nella terza serie sono addirittura partiti i campionati, il caso per esempio del G1 della USA e G1 C, senza conoscere nemmeno la composizione definitiva, diciamo, dei tre gironi, e quindi uno scatafascio generale non degno di una nazione, di una federazione che ha vinto 4 campionati del mondo. Per la serie praticamente al peggio non c'è mai limite, e l'ultima notizia è quella di ieri sera, dicevo prima, del TFN, che praticamente ha rinviato le proprie decisioni a lunedì 1 ottobre. Però a questo punto dobbiamo usare sempre il condizionale, perché non è certo neanche il 1 ottobre arrivi poi questa decisione definitiva sui format dei due campionati, con la possibilità che ci sia un ulteriore rimpallo tra l'altro faccio una battuta: 1 ottobre primo grado infatti, perché poi c'è sempre la possibilità di ricorrere rimpallare questa decisione alla giustizia ordinaria, con tempi che si dilateranno ancora di più, e quindi praticamente veramente una storia infinita, con i tornei di Serie B e di Serie C che vanno avanti, ma vanno avanti praticamente monchi, perché in Serie C non sta giocando il Catania, non sta giocando il Novara, non sta giocando la Viterbese, che a sua volta poi è un altro caso stranissimo. La Viterbese praticamente potrebbe essere spostata di girone nel caso in cui in Serie B si verifichino questi ripescaggi, quindi
sostanzialmente effetto domino, un effetto domino totale. No, vabbè, che... cioè io lo scorso anno, cioè io rimpiango il coefficiente dello scorso anno di Serie C, che mi sembrava un'anomalia, ma era nulla in confronto a quello che sta accadendo quest'anno. Conferma che il calcio italiano non è solo Cristiano Ronaldo, ma è anche questa realtà di Serie B e di Serie C, che con i campionati che ancora siamo fra poco al 1 ottobre, e non sappiamo ancora il format della Serie B come sarà, 22, 24, 25 squadre, e di conseguenza anche la Serie C che cammina con tante partite rinviate.